Basket TV, la partita tra Venezia e Torino non è finita nel migliore dei modi per quanto riguarda il risultato. Dopo un overtime Torino perde 90-93, però una bella partita, al solito bella cornice di pubblico nonostante l'orario non consueto. Due parole con Massimo Feira, massimo dirigente della società. Ci spiace, volevamo vincere, ce l'abbiamo messa tutta, siamo andati all'overtime, abbiamo perso. Ripartiamo da stasera e aspettiamo domenica prossima. Dobbiamo vincere. Adesso iniziano tre partite difficili, la vittoria di Brescia a Varese ha scompaginato ancora un po' le carte, insomma l'equilibrio regna veramente sovrano. Sì, spiace ancora di più, questa era una partita che potevamo vincere, dovevamo vincere, non l'abbiamo vinta, sappiamo che il calendario com'è, però sappiamo anche che è una squadra che ha degli alti e dei bassi, fanno parte della crescita, dobbiamo prendere il buono e quando non arriva anche quello che non arriva. Sicuramente tra le cose buone ormai DJ White non fa notizia, Harvey ha fatto anche benissimo quando è entrato, poi forse poteva fare qualcosina di più, Vitucci sceglie il doppio playmaker, è uno strepitoso Washington. Possiamo riassumere così le caratteristiche della partita o vuoi aggiungere qualche protagonista? No, credo che la tua descrizione sia corretta, credo che Washington sia davvero il giocatore in più in questo momento e penso che però tutta la squadra debba crescere assieme. Per Basket TV, un figlio della città, oggi sorridente, uno dei pochi della città perché Riccardo Visconti gioca alla Reyer Venezia già da un po' di anni, è un quinquennale, sta facendo benissimo soprattutto nel campionato giovanile, è ormai un protagonista anche della Serie A, questo è il secondo anno. Innanzitutto hai rotto un po' le scatole vedendoti sempre vincente, però detto questo cosa ci racconti di questa tua esperienza di uno dei più grandi talenti ovviamente della città che sono andati a cercare fortuna in Laguna nel tuo caso? Vabbè, posso solamente consigliare di credere sempre in se stessi, di buttarsi, di non aver mai paura di niente e anche quando le cose sicuramente possono andare male non mollar mai perché se si molla non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Allora grazie di averci battuto anche questa volta e ci vediamo a Venezia. Grazie Riccardo. E qui abbiamo l'altra parte della famiglia, Alessandra Visconti, Costa Masnaga 2 femminile, una famiglia più unica che rara con due giocatori che militano comunque nei più importanti campionati. Senti, che soddisfazione si prova a vedere comunque l'altra parte della famiglia, anche se oggi non ha giocato in campo Riccardo, ma ricordiamoci che l'anno scorso ha messo a segno anche una tripla. I primi tre punti l'anno scorso qua, sì, io credo che tutti sappiano quanto gli voglio bene e vederlo in campo a questi livelli qua è un sogno, veramente. Allora, un saluto a tutte le giocatrici, a tutti gli amici che hai ancora qui a Torino, sono tantissimi. Sono tanti, vi saluto tutti. Ciao ciao!